In Italia c'è una notevole attenzione sulla grande concentrazione di interventi che Genova sta facendo in relativamente poco tempo. Forse mi viene da dire perché era un po' più indietro, diciamo, quindi deve recuperare il ritardo, ma qualche volta anche in questo ci può essere un fatto positivo, no? Riusciamo a fare abbastanza un grande balzo in avanti con una serie di interventi finanziati molto da diversi governi che vanno dagli allungamenti della metropolitana allo Sky Metro, ai quattro assi di forza, ai parcheggi di interscambio, a diverse altre opere che si stanno avviando e realizzando, e questo, diciamo, mette Genova un po' all'avanguardia non solo nella precocità dei tempi di approvazione del piano della mobilità sostenibile, ma anche nell'attuazione di opere molto rilevanti. Nelle città europee non ci sono molti dubbi sul fatto che il trasporto pubblico debba essere l'ossatura della mobilità urbana, della mobilità metropolitana e locale. Non c'è una contrapposizione politica fra destra e sinistra, eccetera. C'è però una differenza fra le città che riescono a farlo e le città che, tra mille difficoltà finanziarie, procedurali, burocratiche, non ci riescono. Da questo punto di vista Genova si sta muovendo, dapprima col piano urbano della mobilità sostenibile che è stato approvato nel 2019, prima città metropolitana in Italia ad approvarlo, e che è stato tra l'altro recentemente aggiornato, e con tutte le opere che ne sono derivate. Queste vanno dal trasporto pubblico, diciamo, a lungo raggio per l'ambito urbano e metropolitano, quindi le metropolitane e le ferrovie urbane, quello a medio-breve raggio, quindi il filobus, gli assi di forza di cui Genova si sta dotando, fino al breve raggio, diciamo, delle linee di adduzione a questi assi di forza. Ma di più c'è anche l'integrazione fra il trasporto pubblico e il trasporto privato, perché la capillarità delle origini di ciascun viaggiatore fa sì che bisogna necessariamente ragionare in termini di complementarità fra l'auto individuale, il mezzo individuale e il trasporto pubblico. Questo convegno, trasporto pubblico locale a Genova, Genova ma non solo, Genova intesa come città metropolitana di Genova, quindi un trasporto che l'azienda ha integrato, perché a partire dal 15 gennaio 2024 abbiamo attuato, grazie a Città Metropolitana, una politica commerciale sperimentale che riguarderà tutto il bacino metropolitano, quindi un'azienda unica, un trasporto unico, e sarà focalizzato sulla semplicità e sulla convenienza. E abbiamo 58.000 abbonamenti gratuiti in 45 giorni, ma non solo, abbiamo 30.500 abbonamenti annuali a pagamento, contro, sempre in 45 giorni, contro circa 9.000 degli stessi 45 giorni dell'anno 2023. Un gran successo, naturalmente noi misureremo con periodicità mensile, bimestrale e trimestrale, e ci auguriamo e sono sicura che continuerà a essere un successo. Finalmente, in una visione di tutto il territorio, si è riusciti insieme ad AMT ad avere un biglietto unico. Non solo il biglietto unico, ma una visione proprio di trasporto non solo Genova centrica, ma come una vera città metropolitana. Questo permette, diciamo, ai cittadini su tutto il territorio di muoversi, come ha già spiegato la Presidente di AMT nel dettaglio. Questa è una politica sociale per valorizzare chi vive al centro di Genova come chi vive nell'entroterra o nelle due riviere, pur avendo una territorialità molto diversa da quello che è il centro di Genova, ma per far sentire ogni cittadino protagonista e diciamo agevolare quello che è l'ambiente, come ci impone l'Agenda 2030.